Sai qual è la differenza tra vetro e scarti alimentari? È facile capire la differenza e da oggi è ancora più facile fare la differenziata. A Roma la nuova raccolta differenziata comincia da casa tua. Separa i contenitori di vetro da quelli in plastica e metallo e raccoglili nelle campane stradali di colore verde. E quando finisci di mangiare, utilizza la biopattumiera domestica per dividere gli scarti alimentari dai rifiuti non riciclabili. Tra discarica e riciclo c'è una bella differenziata. È stato presentato il bilancio dell'attività di Città dei Mestieri del 10° Municipio, il progetto finalizzato a creare uno spazio di informazione e orientamento sui percorsi formativi e lavorativi e aperto gratuitamente alla popolazione. In un anno sono stati 3.374 i cittadini che si sono rivolti alla struttura situata in Viale del Sommergibile a Ostia, in prevalenza donne tra i 30 e i 49 anni. Decisamente più bassa la percentuale degli over 50, il 7%, e dei giovanissimi, intorno al 2%. 2.551 i cittadini italiani, mentre il 22% sono i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea. 2.836 sono state le richieste finalizzate alla ricerca del lavoro e 138 quelle relative alla possibilità di fare impresa. È un bilancio indubbiamente positivo. Noi abbiamo raccolto i dati di circa un anno, cioè i dati da ottobre 2013 a ottobre 2014, che ci parlano di quasi 3.500 ingressi a Città dei Mestieri, quindi un numero notevole, divisi per fasce d'età, insomma non ci sono molti giovani, ma ci sono anche molti cinquantenni che cercano di reinserirsi nel mercato del lavoro, ci sono le donne, per le quali abbiamo, tra l'altro proprio a Città dei Mestieri sono nati due strumenti molto apprezzati, che sono l'albo delle babysitter e anche l'albo delle assistenti familiari, quindi delle persone che entrano nelle nostre case, che però sono opportunamente formate dagli enti di formazione che sta dentro Città dei Mestieri e dai servizi sociali. Quindi ci siamo inventati tanti strumenti da mettere a disposizione del territorio. È un luogo che va assolutamente fatto conoscere di più, implementato, però insomma del quale possiamo essere molto molto contenti, ma aprire tantissimi ragionamenti innovativi. I punti di forza sono indubbiamente la qualità del personale, sul quale noi abbiamo molto molto investito, sia per quanto riguarda il personale dei servizi sociali, sia per quanto riguarda appunto l'ente di formazione che è dentro Città dei Mestieri. E l'altro punto di forza è davvero l'innovazione, cioè noi non vogliamo replicare servizi che sono già presenti sul territorio, che sono radicati, che sono storici, ma vogliamo inventarci qualcosa di nuovo che sia al passo con i tempi e al passo con quelli che sono i bisogni e le esigenze del 10° Municipio.